ciao, siamo arrivati di fronte alla libreria Ubik come in via Ernerio e adesso entriamo in libreria. Ti chiedo innanzitutto di presentarti e di raccontarci un po' com'è nata la libreria. Ciao a tutti, sono Raffaella e sono una delle quattro socie della libreria Ernerio Ubik insieme a Cinzia, Rita e Emanuela. Noi gestiamo questa libreria dal 2003, è la erede della libreria Galleri che era in via Indipendenza, che poi fu spostata qui. Poi nel 2012 abbiamo deciso di affiliarci al gruppo Ubik e questo è il motivo per cui adesso ci chiamiamo Libreria Ernerio Ubik, il che comunque racconta come ci sia una volontà di mantenere la nostra identità di Libreria Ernerio con l'aiuto di un gruppo un po' più grande che ci aiuta nella logistica. Quali sono state magari le difficoltà proprio nel mantenere un tipo di libreria che è comunque indipendente? Questi sono stati anni di grandi stravolgimenti dovuti al passaggio dalla carta al digitale in primo luogo e in più con una crisi economica che ha colpito invece tutti, quindi c'è stata una crisi generale più una specifica del nostro settore. Abbiamo superato la tempesta e tutto sommato siamo in un momento di assestamento. Il libraio che sceglie il libro o il libro che sceglie il libraio, oppure insomma se il mercato condiziona in maniera veramente forte anche la scelta delle proposte letterarie. Il libro lo sceglie il libraio, nel nostro caso la risposta è molto semplice. Certo è che insomma, noi abbiamo scelto di non essere utopistiche, insomma, se ci chiedono certe cose facciamo in modo di averle in libreria, però poi lo spazio e l'importanza che diamo ai libri, ecco, quella la scegliamo noi. Per fortuna devo dire che abbiamo una clientela che ci somiglia, per cui delle richieste particolarmente complicate da oser dire non ne abbiamo avute, insomma. Siamo molto contente e orgogliose di questo, evidentemente in qualche modo veniamo riconosciute dalla nostra clientela come una libreria schierata in un certo modo e si aspettano questo da noi. A proposito anche della clientela, ti volevo chiedere se si crea un rapporto appunto anche un po' che va oltre tra cliente e libraio. Noi siamo una libreria anche di quartiere, per cui come loro hanno visto invecchiare noi abbiamo visto crescere e diventare grandi dei ragazzini che venivano qui in questo settore di libri per ragazzi qualche anno fa e adesso sono persone più che adulte. E quindi sì, si crea un rapporto in alcuni casi davvero bello. Non sempre l'utenza è facile, è estremamente variegata per la verità, perché c'è veramente di tutto. Ci sono i ragazzi dell'università, ci sono tanti stranieri che hanno magari bisogno di un ascolto un pochino più attento di quelli che troverebbero in librerie di catena. La libreria non è mai un'impresa esclusivamente commerciale, sono convinta che abbia un ruolo sociale importantissimo e questo è uno degli aspetti in cui si esplica questo ruolo. Un consiglio un po' per dei ragazzi che intendono, cioè, entrare un po' nel mondo delle librerie indipendenti? È molto difficile darvi un consiglio perché esistono delle scuole. Queste scuole vi possono aiutare soprattutto, adesso dico una cosa non piacevolissima, a togliere un po' di aura favolistica che c'è sul nostro lavoro, che è prima di tutto un'impresa. Bisogna far tornare i conti in questo come in tutte le altre imprese commerciali, quindi va benissimo dire voglio fare il libraio perché mi piace leggere, è condizio sine qua non, ma non è sufficiente. È un'impresa molto rischiosa dal punto di vista economico, per cui bisogna pensarci molto bene. Detto questo, è un lavoro che vi succhierà l'anima, ma sarà bellissimo.